Ora si Ricordo a registrerà la tutti. conferenza. Okay. E ricordo niente a tutti che il video di questo breve incontro, diciamo, sarà disponibile su YouTube nella playlist dedicata al nostro canale. E niente, buongiorno a tutti, vi ringrazio diciamo, per la vostra presenza e oggi, diciamo, in questo nostro appuntamento, parliamo, diciamo, diciamo, degli strumenti di gestione e manutenzione diciamo, dei ponti e dei viadotti nell'ottica con cui li abbiamo affrontati nell'ambito di un tirocinio tenuto appunto da Francesco Bursi presso Giter e che diciamo, ci hanno portato poi ad esplorare questo tema che diciamo, per molti versi, diciamo, molto sentito, no? Un po' negli ultimi anni, dopo, diciamo, stiamo riflettendo un po' sulle tempistiche, no? Nel 2018 c'è stato il crollo del Ponte Morandi e le linee guida di cui ci parlerà Francesco, che hanno dato appunto il via a questo progetto di tirocinio, sono appunto venute fuori dopo il crollo del ponte, quando un po' nell'ansia un po' che suscitata da quell'evento che ha toccato ovviamente tanti e ha smosso un po', no? Diciamo, l'opinione pubblica sul tema della sicurezza e diciamo, delle infrastrutture, in particolare dei ponti, diciamo, si è giunti, diciamo, ad una definizione di queste linee guida appunto nell'ottica di una maggiore tutela del cittadino e della sicurezza delle strade. E niente, quindi in questa oretta parleremo un po' di come sono nate le linee guida e di qual è l'obiettivo di queste linee guida e come vanno a modificare la parte di sistema informativo catasto strade che riguarda appunto la gestione dei ponti e dei viadotti e poi diciamo, Francesco ci presenterà una bozza di progettazione di un geodatabase che appunto riguardi che sia appunto compliant con queste li linee guida del ministero. E niente, diciamo, giusto per fare una breve introduzione su che cos'è sulla cornice entro cui ci muoviamo, no? E la nostra precedente esperienza in Giter, vi direi brevemente che diciamo, noi abbiamo diciamo, un po' di esperienza con il catasto strade, perché appunto abbiamo implementato il catasto strade della provincia di Novara e della provincia di Piacenza, che magari probabilmente diciamo, lo saprete tutti, appunto, è uno strumento obbligatorio per tutti gli enti gestori di strade e appunto contiene tutta una serie di dati sulle strade ad uso pubblico e quindi è uno strumento sia di gestione perché serve agli addetti ai lavori a raccogliere, consultare e aggiornare dati, ma anche uno strumento diciamo, di pubblicità, perché appunto consente diciamo, a questi enti di rendere poi fruibili al pubblico, quindi ai cittadini, diciamo, queste le informazioni che poi raccolgono su questi temi. E, quindi nell'ambito di questa esperienza, prima dell'emanazione di queste linee guida, noi già avevamo avuto a che fare con i dati di ponti e viadotti e nello specifico nella provincia di Novara in particolare,
avevamo da una parte sia importato, diciamo, nel nuovo catasto strade che abbiamo implementato, sia una parte di dati presenti nel precedente catasto, sia una parte invece di dati che erano frutto di un progetto successivo alla dismissione del vecchio catasto strade e che erano stati diciamo, pubblicati e aggiornati in un progetto ad hoc che appunto un po' ci segnala la necessità, diciamo, al di là dell'obbligatorietà e delle linee guida, di appunto di aggiornare frequentemente questi dati, quindi con schede di controllo, immagini che attestano appunto la situazione diciamo, di fatto delle opere. Tutti questi, diciamo, nella nostra esperienza, quindi gli enti detengono già dei dati sui ponti, ovviamente. Per lo più, diciamo, sono abbastanza diciamo, generici, comunque sono delle descrittive sulla struttura e in alcuni casi anche sullo stato del ponte. E come diciamo, ci spiegherà Francesco, invece i dati che ora richiede il Ministero, diciamo, dopo l'emanazione di queste linee guida, sono di fatto diciamo, molto più puntuali, in certi casi anche, diciamo, in certi casi anche troppo. E niente, quindi lascio un attimo la parola a Francesco che ci illustrerà meglio in che direzione portano queste linee guida. Certo, grazie Rossella. Intanto mi faccio vedere così sapete che faccia ho. Poi spengo la telecamera per non sovraccaricare la rete. E allora torno un attimo sul. Ecco, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Torno un attimo sulla parte introduttiva, sul sommario. Quindi ho organizzato questa presentazione appunto con una parte introduttiva che ha fatto Rossella su, diciamo, sull'esperienza di GITER e in ambito catasto strade e ponti e viadotti. Ci sarà una breve presentazione, oserei dire molto stringata, anche se magari occuperà la maggior parte del tempo, sulle linee guida. Cercherò di essere sintetico per non si tediare, perché alla fine si tratta appunto di linee che ha emanato il Ministero delle Infrastrutture. E possono risultare pesanti in alcuni casi, e per poi passare a quello che ho fatto alla fine in una parte del mio tirocinio, quindi la progettazione e la costruzione di questo database, vedere un po' come dovrebbe essere l'esperienza dell'utente nel seguire queste linee guida e quindi nell'andare a popolare questo database. E parlare di eventuali sviluppi di questo strumento, e poi c'è una parte di discussione per come era stato pensato inizialmente il jailbreak, quindi appunto un confronto più che una lezione frontale. Ecco, quindi diciamo saltando le slide che ha presentato Rossella, quindi sul catasto strade, sullo stato dell'arte dei ponti e viadotti, andrei a presentare quelle che sono le linee guida del MIT. Allora, queste linee guida che sono presenti a questo indirizzo, se non lo conoscete, si compongono di un file, cioè di diversi file, quindi un file descrittivo di quello che bisogna fare e vari allegati. Sostanzialmente dividono il livello di conoscenza e diciamo, classificazione delle opere in vari livelli, che partono dal livello 0 fino ad arrivare al livello 5, che non è indicato qui, è indicato nella slide successiva, perché effettivamente questo livello non è trattato direttamente in queste linee e sarebbero delle analisi più sofisticate. Quindi diciamo il livello 0, che è quanto c'è, penso, e quanto c'era anche prima dell'emanazione delle linee, è un censimento delle opere, diciamo la parte su cui mi sono concentrato di più nel tirocinio, anche perché appunto riguardava di più la parte di geoinformazione e di analisi, diciamo, dei dati geografici. Il livello 0 si evolve nel livello 1. Che quindi oltre al censimento delle opere con le loro caratteristiche, comprende anche delle ispezioni visive e quindi
diciamo, c'è un catalogo di difetti puntuali e non del manufatto. E poi, in base a questi due livelli, si possono iniziare le analisi dei rischi e dopo l'analisi dei rischi si può avere una valutazione perlomeno preliminare dell'opera e qualora l'analisi dei rischi lo richieda, in base alla classificazione che ne deriva, cioè, si dovrà procedere con una verifica accurata. Poi c'è una parte che, diciamo, una parte delle linee guida che dettaglia il sistema di sorveglianza e monitoraggio, quindi è ancora più descrittiva e meno analitica delle precedenti. Ho un attimo dettagliato un po' di più quello che intendo con livello 0, livello 1, livello 2, prendendo spunto da quello che c'è scritto nel documento emanato appunto dal Ministero. Sostanzialmente il livello 0 prevede sempre appunto il censimento delle opere e delle caratteristiche principali. Come dicevo, il livello 1 è un'estensione di questo livello 0. E come si può vedere, sì, ci sono, diciamo, ci sono su questi form di inserimento, diciamo, su questi fogli, diciamo, questi moduli di inserimento che hanno previsto le linee guida, ci sarà la possibilità non so, per le pile, per le solette e, diciamo, i diversi elementi del viadotto di andare a dettagliare il tipo di danno, l'intensità e la gravità. Tutta questa parte di reperimento dei dati, che è quella che alla fine interessava di più il mio lavoro, si è poi, diciamo, trasformata nella progettazione di un database, quindi le varie tabelle, le varie relazioni, in maniera da avere un sistema abbastanza robusto per poi andare a inserire i dati. La parte del livello 2 e del livello 3, quindi la parte di analisi dei rischi, e l'eventuale valutazione preliminare che può o non può portare al livello 4 non è stata presa in considerazione visto, visto che era un tirocinio portato avanti da me e in un tempo appunto in cui non si sarebbe potuto prendere in conto tutto. Anche qui appunto finivo di dettagliare il livello 4 e il livello 5. E ho portato a solo titolo indicativo, non andiamo a esaminare nel dettaglio, uno schema che è riportato nelle linee guida. E appunto quello su cui mi sono concentrato sono queste parti qua, quindi geolocalizzazione, censimento, ispezione e redazione di schede di difettosità, che sono comunque, anche se qua occupano poco spazio, a livello di informazioni che bisogna prendere da zero sono molte, mentre il resto delle linee guida, ovviamente ci sono delle altre informazioni che intervengono e sono anche elaborazioni, quindi qualcosa anche in più, se volete, della mera raccolta di informazioni sul campo o tramite rilievo. Quello che ho provato a spiegare prima con, diciamo, l'aumentare dei diversi livelli è che in base al censimento e alla redazione delle schede di difettosità, quindi sostanzialmente dire quanto è grave il difetto, ho riportato poi degli esempi, così si capisce cosa intendo, magari cos'è fumoso, quanto è grave il difetto di saldatura su un giunto o quanto è grave lo stato della fessurazione su una pila. Ecco, questo intendo con schede di difettosità e valutazione del degrado. In base a questo, combinando diversi parametri che sono specificati nelle linee guida, si arriverà a una classificazione delle classi di attenzione, che possono essere appunto alta, medio-alta, media, media-bassa e bassa. In base alle classi di attenzione poi ci saranno delle azioni da intraprendere, quindi come immaginabile, se la classe di attenzione è alta, quindi per intenderci se il viadotto ha una rilevanza importante e uno stato di ammaloramento di determinati componenti abbastanza grave, ricadrà in classe di attenzione alta. Al contrario, se un viadotto sostanzialmente è in buono stato,
e inoltre non è di importanza per quanto riguarda le vie di trasporto, ricadrà in classe di attenzione bassa. Ecco, allegato alle linee guida, quindi nella parte precedente, ho parlato appunto del testo, quindi di questo documento che dettaglia come procedere alle linee guida. Ci sono degli allegati che servono soprattutto per il censimento, quindi le schede di censimento, e le descrizioni delle ispezioni, quindi le schede per le ispezioni, che vanno anche a valutare per la pericolosità dei frana e l'eventuale valutazione dei difetti. La scheda difettologica è alla fine, non è un modulo, quindi non sarà da compilare, è semplicemente un aiuto, cioè una linea guida, anche in questo caso, per la valutazione dei difetti. Le schede di ispezione speciali invece valgono solo per determinati viadotti, cioè in base alla tecnologia costruttiva, quindi se sono in cavi post-compressi, se non sbaglio, bisognerà prendere in considerazione anche questo allegato qui. Le parentesi stanno a indicare quello che ho guardato io, ho cercato di circostanziare durante il mio tirocinio per imbastire. Quindi fare uno studio di fattibilità di un possibile, diciamo, di un possibile workflow per appunto andare a raccogliere i dati in questo caso. Ripeto, è stata lasciata fuori tutta la parte di analisi del rischio che riguarda i livelli successivi a livello 0 e a livello 1. Quindi, banalmente livello 2, e da livello 2 si parte poi. Per far comprendere un po' e diciamo mettere anche qualche immagine, lasciare che le slide non fossero solo un'elencazione dei vari livelli, ho riportato qui una scheda da compilare per un elemento, in questo caso per le spalle. Schede simili, quindi una scheda di questo genere, ci sono per le spalle, per le pile, per gli apparecchi di appoggio, i giunti, i piedritti, gli archi e via discorrendo, li potete leggere. E sono dettagliate a seconda del materiale, quindi calcestruzzo, beh, per le spalle probabilmente non ci sarà molto altro rispetto al calcestruzzo, però ad esempio per gli archi ci sarà in legno, in acciaio, in calcestruzzo, e quindi sono parecchie informazioni che variano a seconda del viadotto. Come potete vedere c'è un codice del difetto, per cui si utilizzeranno le schede che sono nella prossima slide, quindi le schede di difettosità. Quindi in base al codice noi possiamo dire l'estensione e l'intensità. Per alcuni difetti, se questo codice, questo difetto è presente, l'intensità, come vedete, è direttamente 1. C'è anche poi la possibilità di indicare la foto, quindi in un eventuale database che andasse a raccogliere tutte queste informazioni. Sarebbe interessante poter raccogliere la foto in maniera abbastanza speditiva. Magari ne parleremo negli sviluppi futuri, di questo strumento. Quindi, per un ipotetico tecnico che vada a compilare questa scheda, ha a disposizione questa guida per andare a dettagliare i difetti, ad esempio, di saldatura sulle pile. Quindi in base all'estensione c'è un parametro numerico assegnato, c'è una breve descrizione per orientare il tecnico diciamo, su come deve andare a compilare e appunto e su come deve andare a riempire questi campi. Non devono essere riempiti tutti, se non ci sono rotture di saldature, una persona non metterà il flag su visto. E appunto, e lascerà in bianco gli altri campi. Adesso, diciamo, finita la parte sulle linee guida, che comunque è stata abbastanza faticosa, più che altro impegnativa, perché ho dovuto circostanziare quello su cui avrei dovuto lavorare, quindi
linee guida sono abbastanza vaste, ci sono, gli allegati sono composti da tante pagine banalmente e i moduli di inserimento sono molto prolissi, nel senso che vanno a dettagliare in maniera molto verticale quello che potrebbe essere l'elemento. Se guardando all'esistente, o almeno alla mia esperienza sull'esistente, quindi diciamo la parte di censimento dei viadotti e dei ponti, c'erano delle descrizioni un po' più generiche o comunque descrittive. In questo caso, con queste linee guida, si cerca di fare, mi sembra, un passo in avanti e andare a dettagliare anche in maniera un po' più analitica, in maniera da permettere le analisi successive, quindi le analisi di rischio e di pericolosità, in maniera più analitica e robusta. Quindi, invece di mettere la descrizione, difetti di saldature sono presenti in massimo grado, si mette un indicatore numerico. Perché, per quanto avevo visto io, ad esempio, per il catasto strade di Novara, che aveva citato Rossella, erano presenti molte informazioni, ma in una maniera che non rendeva immediata l'analisi. Mi spiego meglio. Magari c'era anche un piccolo paragrafo come questo che andava a dettagliare lo stato del viadotto, del ponte, ma era magari un paragrafo da cui non si poteva fare un'analisi, non ci diceva la soletta è ammalorata 10, il grado di fessurazione è tot, e quindi per proseguire con i livelli che indicano le linee guida, sì, sarebbe stato sostanzialmente un po' più complesso, quindi le informazioni precedenti non sono da buttare via, sono da integrare, e diciamo che è quello che ho cercato anche di mantenere nella costruzione del database, che appunto è non una demo, ma uno studio di fattibilità, quindi vedere se poteva essere possibile costruire un database che potesse raccogliere tutte le informazioni in maniera sintetica, e che potesse predisporre, cioè potesse rendere disponibili tutte le informazioni per eventuali analisi future, quindi, o comunque per eventuali implementazioni future, e quindi banalmente passare dal livello 0 al livello 1, che sono quelli di censimento e di rilevazione dei difetti, quindi una parte che a livelli di tempi penso che sia maggiore rispetto a quella analitica, perché rilevare secondo le informazioni riportate nei vari allegati un viadotto prende molto tempo, rilevarne tanti ancora di più, mentre e questa cosa è dettagliata anche nelle linee guida, infatti c'è scritto che non è necessario, cioè non è necessario. Bisogna cercare di raggiungere il maggior numero di informazioni possibili, ma appunto bisogna anche darsi delle priorità nel tenere monitorate le opere. Quindi c'è un ponte che è di un'importanza rilevante per quel sistema viario, anche se come si dice, tutti i rilievi degli altri ponti intorno non sono stati fatti, diciamo che la manutenzione e il monitoraggio su quel ponte lì deve essere preso in considerazione e essere portato avanti. Passando invece alla parte più operativa, quindi quello che ho fatto, abbiamo appena visto quello che ho studiato, sostanzialmente molto in sintesi, perché ci sono dei corsi negli ordini degli ingegneri civili che vanno a indicare come utilizzare le linee guida. Per quanto riguarda quello che ho fatto io attraverso il mio tirocinio in GITER, è stata appunto la progettazione e la costruzione di questo database con lo strumento, appunto, il database in PostgreSQL. E per darvi un'idea della quantità di informazioni riportate in uno stato di fatto, quindi in uno studio di fattibilità, quindi non in un lavoro finito che presuppone delle ulteriori implementazioni. In questo database comunque sono state inserite più di 30 tabelle. Tra queste 30 tabelle, sommando, diciamo, i diversi
i diversi campi che le andavano a comporre, c'erano più di 350 campi e più di una settantina di, qua c'è un errore mio, di scrittura con strings, quindi di chiavi, di relazioni tra una tabella e l'altra. Queste tabelle da cosa sono composte? Sono composte, c'è una tabella di livello 0, quindi il censimento del viadotto con delle informazioni generali, ubicazione, anno di costruzione e quant'altro. Appunto, tutte queste informazioni ricadono dentro i campi, quindi l'anno di costruzione, il progettista, la presenza o meno di allegati ricadrà in questi campi. E questa tabella dei ponti, diciamo di livello 0, questa tabella generica, descrittiva, oserei dire, del viadotto, è legata alle altre tabelle che possono essere la tabella degli allegati, la tabella delle pile, la tabella della soletta, la tabella delle travi, da una relazione che appunto è dettagliata, è riportata, quindi conteggiata in questi 70 chiavi. Quindi, per farvi capire un po' in maniera un po' più intuitiva com'è strutturato il database, questo è un piccolo estratto delle tabelle che ci sono, quindi non l'ho riportate tutte perché già così non si capisce, ma infatti diciamo, l'obiettivo delle slide non è tanto di andare a leggere cosa c'è scritto qua, che c'è scritto ponti, viadotti, sottopassi e i vari campi che sono peraltro compressi, quindi questa è la tabella estesa con tutti i campi. Come vedete in una presentazione non è molto comprensibile, ma era farvi capire cosa voleva dire appunto progettare e costruire il database e le relazioni che c'erano. Quindi questa qua, per intenderci, è la tabella principale dei ponti a cui sono legate le pile, le solette, le fondazioni. E appunto per un ponte ci possono essere tot fondazioni, tot pile, quindi ponte o viadotto. Inoltre ci sono, qua ne ho messe solo due, ce ne sono molti di più, sono almeno una trentina nel mio progetto che appunto non studio di fattibilità, ce ne saranno penso più del doppio in un progetto, non dico esecutivo, ma in una demo un po' più completa. Le tabelle di decodifica che appunto vanno a dettagliare alcune possibilità dei moduli di inserimento, magari con la parte di interfaccia dell'utente o comunque di inserimento attraverso cui ci sarà più chiara. Comunque per intenderci, ci sono alcuni campi a scelta, alcuni campi da completare a scelta multipla, quindi presenza di fenomeni erosivi, assenti, presenti, non riscontrati. Queste tabelle riportano queste informazioni, quindi sono legate, c'è un campo qui che sarà presenza di fenomeni erosivi, e questa tabella andrà a dare le tre possibilità, quindi presenti, assenti, non riscontrati. Qui ho semplicemente riportato questo tabellone che aveva circa 170 campi, dei 350 che avevo nominato nella slide precedente, solo per far vedere che le informazioni riportate negli allegati per andare a fare rilievo sono tante, non sono messe, cioè sono ordinate, ma non sono state inserite in una maniera che renda facile, secondo me, un'eventuale implementazione tramite un software. Quindi potrebbe essere banalmente anche un foglio di calcolo in Excel. Se però si volesse fare qualcosa come si è cercato di fare in questo caso, che possa essere condiviso con più persone e possa essere aggiornato e un po' più ordinato e robusto nel tempo, forse un database che potrebbe anche non essere PostgreSQL, potrebbe anche non basarsi su PostgreSQL, forse è la scelta migliore. Ecco. E ho riportato qui quello che dicevo prima, quindi questa è la scheda principale. Per i ponti, quindi potremmo dire la scheda di censimento livello 0, un po' arricchita magari con alcuni dettagli. In questo caso ho tagliato tutte le tabelle, i campi aggiuntivi, perché se no non ci sarebbe, cioè, se no sarebbe stata una tabella di questo tipo.
E come potete vedere ci sono le tabelle di decodifica che servono semplicemente a dettagliare il tipo di tracciato che può essere rettilineo, curvilineo oppure il fenomeno franoso. Come queste due tabelle, come questi due campi ce ne saranno altrettanti che magari che vanno a dettagliare altre peculiarità dei ponti dei viadotti. Qui, per quanto riguarda la parte di user experience, attualmente sono stati implementati dei semplici form in QGIS, semplici. Sono semplici nel senso che non è nulla di trascendentale, diventano complessi perché ci sono tantissimi campi da gestire e tantissime relazioni, tanti vincoli. E quindi andare a imbastire il progetto, per quanto semplice nella teoria diventa non difficile ma complesso, nel senso che sono tante cose semplici che si vanno a sommare. E come potete vedere in questo esempio tratto da un progetto dal progetto su cui stavo lavorando, si possono, appunto, in questo caso il form era stato gestito in questa maniera, quindi c'è un tab relativo alla geometria, una sulle informazioni generali, sui dati di progetto, alcune informazioni riguardanti la normativa, lo stato e il tipo dell'opera, la geometria della struttura che è un po' diversa dalla geometria, e quindi lo vedremo dopo perché ci saranno le tabelle figlie sostanzialmente, quindi le pile, l'impalcato, via discorrendo, ed eventuali documenti progettuali. La cosa interessante di poter lavorare con uno strumento come QGIS in questo caso è stato il fatto di poter predisporre appunto questi campi a scelta multipla, quindi fenomeni franosi assenti, già valutati da verificare, e addirittura si possono mettere dei vincoli, quindi si possono creare dei form e dei campi da inserire obbligatori. Che appunto andando a dover portare in un software o comunque in formato digitale quanto è scritto nelle linee guida non è così scontato né è così facile. C'è uno strumento come QGIS che senza richiedere particolari doti di programmazione, magari un po' di HTML se si vuole fare un form, in questo caso no, se si volesse fare un form un po' più particolare, si possono inserire ad esempio questi campi qua, quindi in questo caso è rosso perché era obbligatorio. Cosa vuol dire obbligatorio? Che se io devo inserire un ponte con il modifica, diciamo andando a disegnarlo banalmente su QGIS, mi si apre poi questo form qui, quando un campo è obbligatorio. Quindi è in rosso sostanzialmente, c'è questa X qui vicino. Non posso registrare quell'elemento del mio database senza andare a dettagliare se questo ponte appartiene ad un'autostrada, a una strada autobana principale o eventualmente non attribuito. Un'altra cosa interessante, vorrei dire l'ultima, per quanto riguarda i form di inserimento di QGIS. È la possibilità cioè più che forma di inserimento riguarda QGIS, quindi la possibilità di replicare le relazioni che esistono o che io ho costruito nel database di partenza, quindi lato, oserei dire, back-end. Ecco, quindi lato utente si possono replicare le informazioni di relazione, quindi un ponte avrà 10 pile, 20 pile, 15 quello che è fondazioni, e quindi come vedete in questo caso è un po' più semplice la cosa. Comunque per il singolo viadotto saranno indicabili il numero delle pile, e in base al numero delle pile si potrà andare a dettagliare la tipologia della sezione, che fondazione ha la pila, l'altezza, il materiale, se il materiale dovesse essere eterogeneo nel viadotto, quindi se una pila adesso è un caso raro, ma potrebbe anche sussistere, se è in acciaio una o se l'altra è in cemento armato e via discorrendo.
Questo era per quanto riguardava la parte di... Sì, io l'ho chiamata user experience, ma appunto che è quello che era, appunto è l'esperienza dell'utente. Di fatto c'è un database che però per un utente, che può essere il tecnico che va, l'ingegnere o il tecnico che va a compilarlo, più che a compilarlo, a popolarlo, può essere non immediato inserire dati in un database. Anzi, può essere scomodo e anche pericoloso perché potrebbe fare dei danni. E appunto, in questo caso è stato utilizzato QGIS come mezzo per arrivare all'utente finale. Vedremo nelle prossime slide, appunto, sugli sviluppi futuri, come si potrebbe passare magari a degli strumenti più facili, magari da utilizzare con mobile. Ho praticamente concluso la mia presentazione. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, sicuramente si potrebbe tenere in conto qualora uno strumento del genere, quindi uno strumento del genere è sicuramente interessante. Diciamo che nel mio tirocinio, appunto, ho toccato questi due campi, questi due livelli, il livello 0 il censimento e il livello 1 ispezioni visive e le schede di difettosità. Quindi uno sviluppo futuro sicuramente potrebbe essere il completamento del database. Quindi lo stato dell'arte è che ho inserito molte tabelle, ne mancano parecchie, ad esempio tutti i difetti sono moltissimi, magari io li ho inseriti solo per le pile, anzi li ho inseriti solo per le pile e per le solette, mancano quelli per le fondazioni, giunti gli elementi accessori ad esempio, quindi qualora ci fosse un interesse in questo senso, si dovrebbe anzi completare la creazione del database con la comodità che è già impostata, cioè tutta la struttura è già impostata, sarebbero da inserire delle altre tabelle con delle relazioni. E una parte invece un po' più interessante potrebbe essere quella appunto, per facilitare il popolamento di questo database, si potrebbero utilizzare delle applicazioni come QField o Input, quelle che mi sono venute in mente. E quindi far sì che le informazioni diciamo, sui difetti e soprattutto le foto, perché le linee guida richiedono, non è obbligatorio, sono linee guida, però richiedono delle foto che a mio avviso per la valutazione di un difetto anche in un secondo momento potrebbero essere utili. Quindi un possibile sviluppo potrebbe essere, secondo me, quello di prevedere dei form un po' più semplificati rispetto magari a questi form qua che hanno più di 350 campi, per intenderci, perché magari adesso ci sono un po' i confini, comunque questi 350 campi, sono più di 350, sono poi i campi che bisognerebbe andare a completare nel form. Quindi a mio avviso potrebbe essere interessante l'utilizzo di QField con dei form semplificati che permettono alla persona che fa rilievo, quindi per intenderci che va sotto o sopra o sul viadotto, di inserire delle foto in maniera più speditiva, inserire delle informazioni che non si potrebbero prendere, non so, in ufficio, quindi le informazioni tipiche di un rilievo. E quindi in questo senso utilizzare QField, che peraltro da QField ho un'applicazione simile, quindi un'applicazione utilizzabile da mobile, di tablet o smartphone, per andare a fare questi rilievi in maniera più speditiva. Alternativamente, al momento i form di inserimento sono su QGIS. Quindi non sempre può esserci la possibilità o può essere scomodo l'inserimento tramite QGIS. Una piccola nota, per inserire i form da QGIS a QField è sostanzialmente già, una volta che il form è fatto in QGIS, è praticamente pronto in QField. Un altro vantaggio di QField è
è che se si lavora appunto con un database come, che si basa su PostgreSQL e comunque con PostGIS, con estensione spaziale PostGIS, è possibile dividere il lavoro in squadre, quindi far lavorare più persone su fronti diversi. Ecco, adesso ci sarebbe una parte di discussione, quindi io ho finito la mia presentazione, spero di non avervi annoiato, e diciamo, finirei con una parte di discussione, quindi di domande o di curiosità o un confronto, perché ovviamente io ho studiato una parte delle linee guida, ma magari tra chi ascolta c'è chi ne sa più di me, non lo escludo. Ecco, quindi se avete domande o curiosità, questo è il momento, prendete pure la parola col microfono. Intanto io punto sull'ultima slide che ricorda l'appuntamento del 23 giugno, quindi al prossimo jailbreak, che riguarderà squisitamente QGIS e il calcolatore di campi, se non sbaglio. Aggiungo una cosa io, Francesco, Vai, nel vai, frattempo anzi. che magari qualcun altro insomma, si fa avanti. Niente, cioè, come abbiamo visto, ovviamente queste linee guida richiedono una mole di dati e una complessità anche di progettazione, per cui la fattibilità poi si scontra da una parte con la disponibilità degli enti, dall'altra con la possibilità di rendere l'inserimento di questi dati e la progettazione appunto di un applicativo il più friendly, mi viene da dire, cioè il più semplice per l'utente finale, perché qual è l'alternativa? L'alternativa che o la via di mezzo, cioè qual è l'alternativa ad un applicativo appunto che permette l'inserimento dei dati è di fatto l'utilizzo di schede cartacee o in PDF e una via di mezzo che peraltro avevamo anche valutato con la provincia di Novara, che appunto ci ha richiesto questo studio di fattibilità, è da una parte inserire il livello 0 a database, come di Sì. fatto già accade nella struttura attuale del catasto, e inserire invece i livelli successivi come allegati, quindi avere un livello 0 completamente informatizzato e con tutte le informazioni richieste da queste linee guida, e i livelli successivi integrati solo sotto forma di allegati, per cui per dirla in modo semplice, l'operatore va a fare il rilievo con la sua scheda PDF, non so, con la sua penna, il PDF, non so esattamente come possa funzionare. Poi il PDF viene caricato sul database in un campo allegato, che appunto riporterà solo la data e il nome dell'operatore, ad esempio. Per cui questo ovviamente semplifica molto la struttura, però vi rendete conto che da una parte impoverisce anche la. Cioè, impoverisce anche il sistema informativo, perché di fatto poi quelle informazioni non sono elaborabili. Cioè, Francesco parlava di tutta la parte anche di elaborazione delle informazioni, che magari non abbiamo nemmeno trattato nell'ambito di questo studio, che appunto richiede di valutare le varie soglie di attenzione per dare un indicatore del grado di criticità. Non so, magari sto usando dei termini impropri, Francesco mi correggerà. No, no, è così, è così. Diciamo si capisce ed è così.
E quindi sì, diciamo, ovviamente questo appunto un po' impoverisce e depotenzia anche l'obiettivo diciamo, di queste linee guida che per quanto possano essere appunto diciamo, molto richiedenti, no? Perché effettivamente richiedono una mole di informazioni, diciamo, a volte anche ridondanti, no? Per come le abbiamo studiate noi, Sì, direi. sì. Diciamo, però di fatto depotenziano appunto della parte fondamentale che è quella della valutazione, dell'elaborazione dei dati. Quindi c'è da fare un'attenta valutazione su che cosa si vuole, se si può investire. E niente, non so se qualcun altro poi vuole aggiungere qualcosa. Ti viene. Vuoi aggiungere tu qualcosa rispetto a questo No, tema? no, sì, cioè, sono d'accordo con te, nel senso che sì, l'unica cosa che mi viene in mente in aggiunta è che a mio avviso le informazioni richieste sì, non sono rilevabili per ogni viadotto o ponte in gestione a un ente, che sia un ente qualsiasi, insomma, provincia o ente di diversa natura. La cosa che secondo me cui si dovrebbe tendere magari è valutare cosa che le linee guida dettagliano abbastanza bene, valutare appunto i viadotti, sì, o comunque i ponti di importanza notevole e riuscire ad avere una conoscenza verticale su ogni elemento di quelli, mentre per i viadotti secondari, passatemi il termine, ma comprensibile a tutti, magari richiederà solo alcune delle informazioni che ci sono sulle linee guida, che penso e spero anche che sia l'idea che hanno avuto le persone che hanno scritto le linee guida, perché altrimenti è un po'. Sì, è impossibile, non so chi abbia i soldi per raccogliere tutte quelle informazioni per tutti quei viadotti, e anche un po' folle, magari. Sì, niente, dai, se nessun altro ha qualcosa da aggiungere, vuole raccontarci qualcosa, direi che diciamo, ci salutiamo dandovi appunto appuntamento al 23 giugno, in cui la nostra collega Roberta parlerà con un ospite del calcolatore di campi. E tutte le potenzialità, volevo farla misteriosa perché pensavo non ci fosse scritto, ma l'ospite è Salvatore Fiandaca, quindi Sì. direi non c'è bisogno di fare misteriosi. Quindi tutte le potenzialità dell'espressione di QGIS. E quindi vi auguro una buona giornata e per chiarimenti o curiosità, comunque siamo a disposizione agli indirizzi di GTR, diciamo via mail. Buona giornata a tutti e grazie per aver partecipato. Ciao, grazie a tutti.